Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. La Bresaola della Valtellina inizia il suo nuovo viaggio dalla suggestiva piazza medievale del Quercia a Bormio con un super raffinato show cooking, primo evento collaterale in assoluto del forum Food and Beverage The House Ambrosetti. Il progetto Destinazione Bresaola è stato presentato a Milano alla stampa nazionale il 24 maggio. Oggi, 18 giugno, è stato presentato finalmente in anteprima sul territorio, quindi abbiamo presentato Destinazione Bresaola in Valtellina, nella magnifica terra di Bormio, e con l'aiuto del pubblico, dei turisti presenti a Bormio questa sera, abbiamo raccontato la campagna, abbiamo realizzato uno dei 16 spuntini che verranno proposti quest'estate. Questa sera abbiamo realizzato il craptelin e non solo, una serie di spuntini da passeggio che il consumatore ha preparato, ha assaggiato in abbinamento a un vino valtellinese. Il pubblico ha preso parte a una vera e propria masterclass sulla vera icona del territorio tra tradizione e innovazione, come fosse tornato indietro nel tempo. La Bresaola della Valtellina, però in una chiave completamente diversa, pensandola nel suo passato, per cui questo piatto, questo ingrediente che faceva parte di un metodo di tradizionale per l'elaborazione della carne, per la conservazione della carne, e che poi è diventato nel tempo e nei secoli un ingrediente sempre più glamour per la cucina anche moderna. Momento conviviale non solo per residenti ma anche per tanti turisti accorsi nella bellissima giornata di inizio estate. Il turista che viene in Valtellina, l'abbiamo scoperto dalla ricerca DOXA che il consorzio ha commissionato appunto per indagare le richieste del consumatore, è proprio quella di cibarsi ma sentirsi raccontare una storia vera, che sia quindi narrazione del cibo. Per volontà del consorzio di tutela Bresaola Valtellina, la campagna è contrassegnata anche dal marchio Valtellina, recentemente rivisitato dalla Camera di Commercio di Sondrio con il payoff Taste of Emotion. La Valtellina regala emozioni e la volontà del consorzio è quella di presentarsi unita con tutti i suoi operatori, i suoi rappresentanti, proprio per esprimere al meglio la propria ricchezza. Esperienza gustativa, antropologica, sociologica, multisensoriale di cibo e viaggio in un'esigenza di narrazione. In rete i ristoratori, a Bormio un'occasione per coinvolgere tutto il paese. È stato un evento molto partecipato, dedicato alla Bresaola della Valtellina, con uno chef d'eccellenza che è Tommaso Bonseri, che è appena tornato da Abu Dhabi dove ha vinto la medaglia, è diventato campione mondiale di cucina, siamo molto orgogliosi di lui. E oltre a questo evento, come fuori forum, sono stati organizzati dei menù dedicati alle eccellenze valtellinesi in 4 ristoranti di Bormio. 4 finger food, un risotto mantecato all'onda con grana grosino, burro d'alpeggio, rape rosse e cervo. Lo chef è un ex studente dell'alberghiera che ne ha fatta di strada. Il consorzio tutela della Bresaola non poteva scegliere testimonial migliore. Fin da piccolo ho avuto una grande passione per il cibo e finalmente questa passione è diventata un lavoro. Insieme comunque al consorzio di Bresaola, IGP della Valtellina, siamo riusciti a portare anche alle finali di Coppa del Mondo, del Global Chef Challenge, in categoria senior, un po' della mia Valtellina anche nei piatti che abbiamo proposto ad Abu Dhabi a fine del maggio scorso.